con depositi superiori a 100.000 euro siano indotti a scegliere la banca che ha il coefficiente di patrimonializzazione più alto, il quartier più alto, a danno invece delle banche che sono in una condizione di maggiore difficoltà e che quindi per effetto di questo provvedimento potrebbero aggravare le loro difficoltà. Ora noi stiamo rischiando di produrre degli effetti esattamente opposti rispetto a quelli che la direttiva vorrebbe produrre stabilizzando appunto il sistema bancario. Allora attenzione, perché liquidare in maniera così leggera un provvedimento che può produrre effetti così importanti sul sistema bancario può essere pericoloso non solo per i depositanti ma per il complesso del sistema bancario italiano. La ringrazio onorevole Chiudo. Ha chiesto di intervenire il presidente Buttiglione. Prego. Grazie presidente. Ho sentito dire ancora una volta che noi avremmo fatto grandi regali alle banche dando loro titolarità nella proprietà delle azioni della Banca d'Italia e che adesso potrebbero anche nominare il governatore della banca. Casualmente mi trovavo sotto mano lo statuto della Banca d'Italia, che all'articolo 18 recita letteralmente: la nomina del governatore, il rinnovo del suo mandato e la revoca, nei casi previsti dall'articolo 14.2 dello statuto della SBC, sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio Superiore. E non volete neanche sentire il suo parere? Dia il suo parere, ma non decide.